soldi. 400 o 500 mila euro. Che dici, ce la faremo? Ci proviamo. Sempre dietro. Questi non mollano mica, eh? Tu molleresti? No. Qui, svolta a destra. Dai, quelli ci sparano. Tranquillo. Tranquillo. Prego. Grazie. Ma sa di che cosa si tratta? Non si preoccupi, poi le spiegherà il notaio. Grazie, gentilissima. Fausto? Furio. Presente. Non ci posso credere. Oh, ma come stai? Porco miseria. È passata una vita. Una vita? Due vite sono passate. Ma quanto tempo è? È veramente tanto. Che piacere. Oh, appena sono entrato, ho detto, quello è Fausto. Perché tu hai fatto un trucchetto. Tu hai fatto un patto col diavolo. Tu invece c'è da un crollo spaventoso. Questi sono i brutti momenti. C'è peruche che capelli. A te mi sa che il diavolo ti ha fatto causa. Quasi. Mamma mia, quanto tempo che è. Date ragazzini al mare. Ragazzini. Stabilimento Sirenetta, anzio. Mi pare tuo padre che prende una cabina aziende. E quando sei uscito all'arco con il materassino che ti sei bucato, che sei stato costretto a tornare a noto, gli ha preso un faccio alla medusa. E faccia sempre la parmigiana, ti ricordi? La medusa è buona. Pamela, eh? Quanto ti piaceva Pamela? E me la sono portata in cabina. Stato lucidona. Chissà che fine aver fatto. Ma sono sposata io, Pamela. Bella ragazza, però. Sì, ma è tanto cambiata, eh? No, ormai, certo. Che fai bello una vita? Adesso sono partita raso. Sono manager di una ditta orientale. Addirittura? Addirittura, sono la punta di diamante addirittura. Ah, sono l'unico che c'ha rapporto con la gente, 1000-2000 persone al giorno. Hai visto? Mi considerano, mi credi, te lo dico? Grazie. Un piccolo genio. Kebab e Velopen per tutti, 4 euro. Kebab per Magner, kebab. Magner, adesso sono serio. Io sono Marco, che? Kebab e Velopen, prodotti egiziani nati in Egitto, fatti in Egitto da egiziani egiziani. A me mo dice, abita a piramide. E che vuol dire? Allora ho capito, sapete l'anguillare e mangiare anguille. Complimenti, sono proprio tu invece che fai? Ma io mi occupo di alta finanza, titoli di borsa, sposto capitali. Tacci, tu mi castruccio! Mi hai rovinato! Mi sono giocato tutto, tutto mi sono giocato, guarda! Vabbè, però tu sta cosa di risparmione ce l'ha sempre avuta, eh! Certo, come deve essere la vita, uno se ne sempre ritrova nei momenti tristi. I funerali. I matrimoni, quello che è triste. Signori, ora potete entrare, prego. Grazie. Anche lei? Ah, pure io, perché pensavo che una volta. Sto gradino. Di fronte al sottoscritto, notaio d'Alberto De Silli, sono presenti i signori Giovagnoli e Balducci, convocati in merito al testamento lasciato dai defunti Mauro Giovagnoli mio padre e Michele Balducci il padre.
Il documento in questione è indirizzato per volontà espressa dai dipartiti esclusivamente ai figli legittimi. Mi confermate voi di essere il signor Fausto Giovagnoli, di anni 50, residente a Roma, professione... Promotore finanziario. Io leggo disoccupato qui. Ma ho spostato i capitali, eh. E lei invece conferma di essere il signor Furio Balducci, 51 anni, residente a Roma, professione... Professione cumulo il marketing e la pubblicità di molte aziende internazionali, praticamente i contatti col pubblico, insomma. Io leggo di professione dipendente, come ha detto, al volantinaggio presso il locale gastronomico Kebab, Alibaba e i 40 calzoni. Cioè, ovviamente sul volantino c'è scritto apri di fegato. Per favore, scusate, per pazienza, piuttosto può darmi un documento che possa attestare che lei è realmente Balducci, figlio del signor Michele Balducci? Che le devo dare? Un documento che attesti che lei si chiama Balducci. Avevo capito un'altra cosa, ecco qua. Ma che è matato, San Pancrazio? Oh, mi scusi, io sono molto religioso. Ecco qua, vai. Era meglio San Pancrazio, a dir bene. Allora, dunque, anche lei sì. Può fornirmi un documento, per favore? Subito. E cade. Ma che? Abbonamento Curva Sud. Ma che ci faccio? Ma perché da Lazio? Io da Lazio. Ma a me è stato un libro in bocca. Che ho detto, oh? Mazza delicata, hanno dai, oh. Dunque. Prego. Passiamo alla lettura, eh? Del testamento. Giovagnoli e Balducci lasciano ai rispettivi figlioli... Soldi? No. Case? No. Terreni? No. Mazza, siamo partiti forti, oh. Ma gli sta andiamo. Lasciano interamente la proprietà con annessa gestione della nota officina e carrozzeria, verniciatura a forno, intercooler, turbine e assetti corsa, denominata appunto Giovagnoli e Balducci, ai loro eredi. Questa è una soddisfazione, eh? Leggo testualmente. Ecco. Lasciamo ai nostri figli la cosa a cui teniamo di più. Ci vogliono bene, però, eh? Allegato alla lettera si trova il mazzo di chiavi appunto per l'apertura dell'esercizio. Chiedo scusa, si può sapere dove si trova l'officina? Nel senso che si trova in via Bisceglie numero 2. Ma è vicino a Palmiro degli Ati? La Prensina? Ma abita mio cognato? No, via Bisceglie numero 2 si trova a Frignano, vicino Napoli. Lo conosco, ci ho passato l'infanzia con zia Palmira. Guarda, è una ridente cittadina, eh? Ridente, meno male che ridente, a me mi è saluto in un'altra... Non ho capito. Vicino Napoli, sei. Vicino Napoli, Napoli, presente, Pulucinella, Zazà, Bubù, Yamaya, Napoli. Accomodate, io sto vendetevi tutto, chiedete le chiavi. Signorina, sono 500 euro, non prenda assegni? Ma quanti bei ricordi c'ho qua, tutta infanzia. Mamma mia. Ma ascensore se lo so fregato. Oh, io onestamente tutte queste scale manco me le ricordavo. E mamma? Tommà, ci vediamo che mi vedessi per mira. Valigia. Ripassa le scale, va. Mamma mia, quando sei bella, sì, bella, un fiore sei, un fiore, mamma mia, sì, per me, sì, per me, Furio so io, tu, sì, Madonna mia, come sei fatta vecchia, non porti, entra la stessa, zia, vieni, vieni, bella la zia, vedo l'ora che mi rivede mi zia. Acca, questa è la stanza, ma te non ti ricordi più? Acca! Acca! Acca!
Siamo qua, vedi il salone, vedi anzi come è bello, guarda. E sono passati pure un sacco d'anni, sì. Prego, prego, accomodatevi da questa parte. Complimenti, signora. Ma carità, grazie. Che pensiero gentile. Che ci stanno i cioccolatini? No, per me c'è mia nonna. Ah. Sono i ceneri. Il fatto che mi sono trasferito ho preferito portarmela appresso, come si dice, la nonna. È sempre la nonna, allora. Certo. E la zia, ha voluto sempre bene la zia. Quella volta che tu avevi tanta paura del buio, ti ricordi? La zia che fece, zia? Mi ha chiuso le ragioni dentro l'armadio, zia. Ecco, per bene, così, che bei ricordi, E quella volta d'estate, a zia, bello, un calore, gli ti facetto un bagnetto in da bacinello, con chi? Col cane. Col cane, col cane. Sono bei ricordi, Sì, bei ricordi. Ma il cane era piccolo, era un canetto. Se non vorrei interrompere queste deliziose rimembranze del vostro nipotino, dovrei andare in bagno se posso. Ah sì, a destra in fondo. Grazie. Lascio qui nonna. Prego. Nonnina mia, come si dice, la nonna? È sempre la nonna. Un occhio di riguardo? Grazie. Sì, sì. Con permesso? Sì, prego, prego, attenta al bagno. Mangi tu babà, ecco. Io vorrei sapere una cosa. Com'è morto? Devi lasciare stare, lascia stare. Al funerale me ne manco chiamato. Ma ancora, lascia stare. Tu devi pensare soltanto al lavoro, all'officina e al lavoro. Oddio! E poi se l'ha messa a mezzo le gambe! Brazzozzo! Commissia davanti, una certa età, va in giro in mutande. Beh, non fa niente. Io te l'avevo detto che c'era Mario. Però non è velenoso. Non è velenoso, ma te va a colpo. Uno sta là seduto, te si presenta a sto coso. Afa! È proprio questo il 2. Porco 2. Beh, almeno c'è un ingresso importante. Già importante che c'è ingresso. Andiamo a vedere che si tratta. Ma che è? Strano sto posto, Vedi che c'era. Guarda che soffitti alti che c'è. Ma chiamano officina questo. Sì, c'è tutti i cofani, sportelli. I panni. Sento l'odore di cucinato. C'è una cucina, devo credere. Ecco. Ma da dove è sta musica? Ah, è vero. Non è che mi pare tuo padre faccia i sequestri? No. Perché tu sei quello che faceva tuo padre? No. Perché tu sei quello che faceva tuo padre? Ui! Ma voi chi siete? No, ma chi è lei? Mi ha fatto via colpo. Noi siamo i nuovi proprietari dell'officina. Officina, questo è un posto abbandonato da un sacco di tempo che io ho sistemato, ho fatto un sacco di sacrifici, ho speso un sacco di soldi e adesso questa è casa mia. No, no, questa adesso è la nostra officina, l'abbiamo ereditata. Ma è bello, arrivo accompagnato dal padre e me ne devo andare, sì. No, per essere precisi, non so il padre, ma so il socio. Sono cose vostre, me ne importa a me. Infatti. Ma voi tenete il certificato di sfratto, siete venuti con i vigili urbani e poi sapete che cos'è lo sucapione, no? Noi sappiamo solamente che lei adesso da qui se ne deve andare e basta, punto. Sentite, ma invece di arrivare in tribunale, perché non facciamo un accordo, ci sentiamo un po', io collaboro con voi, ecco, insomma, no. No, la cosa che bisogna fare adesso è che lei prenda la roba sua, gentilmente, e la porta fuori. Tutto qua, facile. E poi non me lo posso andare, che mo' come ricordi sono pure invalido. Ah, mo' è pure invalido? Certo. Guardate, vedete l'invalidità? Ah, ecco qua. L'invalido di che cosa? L'invalido di guerra. Perché lei ha fatto la guerra? Sì, sì, ne ho fatte due e le ho vinte pure. Viva l'Italia! Sempre. Anzi, sapete che volete fare? Gastatemi tutta la roba mia e mandatemi alla mia vecchia casa, perché io una casa la tengo! E dove sta? Il bico l'ho preso. Vedi come corre invalido, eh? Certo, iniziamo bene questa avventura. Ogni giorno c'è una cosa nuova. Pure qua, poi ci mancava invalido. Che forte. Certo, qua è grosso, eh? C'è un bel impegno, eh? Mamma mia. Qui c'è da fatica. Vediamo se la fa. È vero. Pietra
spettacolo. Chi è? È tutto pronto. Fausto e Furio. E adesso che ci manca? Solo i clienti. Ho usato la sponsor ufficiale dell'entusiasmo, te, eh? Mamma mia. Grazie. Ciao. Sera. 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 Buonasera. Buonasera. Io vorrei un caffè, tu che prendi? Vabbè, due caffè, va. Due caffè. Noi siamo i meccanici dell'officina qui di fronte, Fausto e Furio. Lo so chi siete. Infatti vi volevo fare le condoglianze sia per suo padre, ma pure per suo fratello, eh. No, no, era mio padre. Mi scusi. No, è che noi eravamo molto amici. Ma lo sai che lei gli somiglia proprio come una goccia d'acqua? Grazie. Chi è il tuo meccanico? Io sono il meccanico e lui è il mio assistente. Ci servirebbe una chiave inglese a 12, possiamo prenderla? E che problema c'è? Eugenio, Flavio, lasciate stare il signore. Mi scusi, ma quello uno è mio figlio e uno è mio nipote. Ma sono bambini, ma che scherziamo? Ora facciamo una cosa, andate in officina, c'è il bancone e prendete quello che volete, andate, andate. Comunque, sono meccanico pure io però, eh. Sono dici te. Sono meccanico. Comunque, piacere, io sono Carmela. Io mi chiamo Fausto. Io sono... Per il caffè subito torno, eh? Sì. E chi sei? Sono soddisfazione, oh. Hai visto come mi ha guardato, eh? Questa gente è innamorata di me. Pure a me, eh? L'ha guardato? E niente. Ma anche i ragazzini mi hanno guardato. Beh. Oh, senti, sto fatto del socio assistente. Io sono socio, non assistente. Vedi che sei permaloso dentro. Tu non ti rendi conto dell'importanza dell'assistente che c'è avuto nella storia dell'uomo? Dici? Che cosa avrebbe fatto Sherlock Holmes senza Watson? Non so. Batman senza Robin? Mm. Rocky Balboa senza il vecchietto? Oh, ma il vecchietto è morto. Te come ti senti? Oggi è una merda. A Furio, a me sta Carmela le piace, è proprio una bella donna. Una bella donna, ma c'è un figlio. Hai capito? Che vuol dire che c'è un figlio? E se c'è un figlio c'è pure un marito. Capito, mamma mia. E se c'è un marito? Ho capito, c'è tutto lei, ciao. Ma lei un'altra volta qui è entrato? No, c'è questo amico mio che c'ha un problema. Amico tuo, già un anno, c'è 100, c'è un problema. Non deve toccare i ferri e deve andare via. Se è gentile non torni più qui. Allora per scortesia, su, è un vedente, no? Questo vedente tocca, ma come gli fate? Ho capito, amico tuo. Che c'è lui? La carburazione. Un po' grassa, che è sempre grassa la carburazione. Scusa, ma Eugenio? No. Che sta? Oggi? Ma che stai facendo, eh? Sto guardando il calendario. Ah, come si chiama calendario? Queste si chiamano bocce, Eugenio. Ma stavo vedendo che giorno era? Santa Gnocca. Ti ho portato il resto dei 10 euro. Oh, grazie, l'ho ascoltato. Ma ci mancherebbe il resto mancio. Ma sono 8 euro. E capita per 8 euro. Grazie, grazie assai. Ma i ragazzi vi hanno dato fastidio? Ma che scherzi, sono simpaticissimi. Ah, due tesori. Un calendario. Un calendario? Che stavi facendo? Non si ricordava che santo era. No, meno male, perché quello di Eugenio è una peste, c'ha il vizio di mettere le mani dappertutto. Mo si chiama dappertutto, Eugenio. Forza, andiamo via, che i signori c'hanno da fare. Ciao ragazzi, forza, quando volete venire, siamo qua. Ciao, ciao belli. Ciao, ciao. Quando mi serve i ferri, c'hanno stanno Fanta qui. Che capelli. Ma sai che a caso mettono col ventilatore a lui, quel piccolino. Vabbè. Soprattutto è bella la madre. Guarda che portamento, che è. Ti piace, eh? A me piace, mi piace. Ma senti un po', mi piace. Ma come sta state 8 euro di mancia? Cioè tu paghi 2 euro e lasci 8 di mancia. Ma Dio, come in mente queste cose? Ma tu hai provato a pensare a mettiti nei miei panni, no? Cioè quando uno ti guarda così, con quello che è intenso, passionale, ti è al posto mio, avresti fatto? Io mi piavo il resto, anche perché 10 euro erano i miei. Sei proprio tirchio dentro, guarda. Abbriatore! Tirchio dentro. Non mi vai, vado pure di via. 8 euro che se ne vanno. Apriamo una casa di riposo invece che l'officina. Fatta un altro sonno. Oh, buongiorno, eh. Ah, mi ha detto nessuno, se non più io. Porca miseria, stavo a fare un sogno bellissimo. Stavo su un'isola deserta. A un certo punto mi arriva una, ti dico buona, completamente nuda. Mi si avvicina e mi fa, scusi, che ha visto Fausto? Pure i sogni mi rovini, oh. Buongiorno. Vedi che c'è una cliente, no? Buongiorno signora! Ho un problemino.
Guarda lei che ce n'è uno solo, prego. Grazie a Dio. Sono due giorni che la macchina mi fa un rumoretto che non mi piace. Dovrebbe portarla dal meccanico, signora. Ma perché? Non è un'auto officina questa? Vi ascolto, questo è il posto giusto per risolvere tutti i suoi problemi. Sono le persone che sto sbagliando. Che dice il suo collega? Ci faccio caso, c'ho un'infanzia molto travagliata. Che facciamo? La perdiamo? Le prima cliente che ha aperto oggi, lo vuoi andare via? Perché c'hai competenze per riparare la macchina? Ma che te frega, intanto ce la facciamo lo shop, ecco, va. Diceva, signora, ha sentito un rumorino strano, no? Sì, un rumorino. Per esempio, io giro la chiave e il motore si accende. Capita. Poi metto la prima e la macchina cammina. Succede. Quando freno, la macchina si ferma. Questa è una stranezza. È strano, vero? Ma è lì che comincia. Ecco, perché se spengo e poi riaccendo, sento un ticchettio strano, anomalo. Di che tipo? Ticchettio, ticchettac, Chiedo scusa, non è che tante volte dovrebbe essere qualche problemino al pacemaker? No, viene dal motore. Ah, dal motore? Ah, signora, facciamo una cosa, lei ci lascia la macchina, noi gli facciamo un bel make-up, manicure, e poi la viene a riprendere, sì. Vedrà che tenteremo di risolvere il problema. Sì, 3-4 mesi, ma non prima. Non si preoccupi, signora, siamo a sua disposizione, ci vediamo dopo. E io che faccio nel frattempo? Nel frattempo, io faccio un meccanico, non la guida turistica. Comunque le do un consiglio, c'è un bel parco qua davanti, si mette seduta, c'è una bella panchina, ci sono tanti piccioni. E che ci faccio? Mi conta, signora, passa a tempo. L'ho contati ieri. E li conto pure oggi, perché è sempre meglio contarli, quelli vanno via, Poi si accoppiano, Ecco, ora il fenomeno ci fa vedere come risolve il problema. Dai, dai. Tanto ci provo. Magari allegro chirurgo. La candela. Che hai detto? Io. Non ho detto niente io. La candela. Ma chi? Apri il cofano. Quarta candela a sinistra. Svita la candela con la chiave da 20.8, prendi il filo e toglilo, monta la candela nuova, metti il filo e chiudi il cofano. Non sapete niente. Della candela, io ho mezzo accennato però della candela. La candela. Te pare facile. La candela. L'ha trovata la candela. L'ultima candela che ho visto è stata quella del compleanno mio. Quanti anni facevi? Ecco qua, signora, da oggi questa macchina è diventata un gioiellino. Sentirà come urla il motore. Grazie tante e arrivederci, Arrivederci, ticchettio, Ciao, Carmela, hai chiuso prima stasera? Sì, ciao. E no, perché sto portando Eugenio dall'oculista. Si sta abbassando un po' la vista. Secondo me si deve mettere gli occhiali. La leggi troppi calendari. Com'è andata oggi? Guarda, benissimo, ci abbiamo avuto la prima cliente, la signora anziana, però gentile, cordiale, molto alla mano, Sono contenta. Sì. Vabbè, buona giornata, in bocca al lupo. Ciao. Ciao ragazzi. Salutate. Hai visto come mi guarda, Guarda. Quella già gli piace, cotta di me. Non mi tira la mano. Dammi il tempo. Trovo una ragazza pure per te. Che cazzo, un attimo. Marco, un'altra volta mi mette sotto. Buongiorno, Ah, ma non è elettrico questo? Noi risolviamo qualsiasi problema. Vi intendete di FI? Perché non lo fai? Ah, beh, no, perché ho un problema. Io qui ho un impianto da 7000 watt, 30 diffusori, più di 10.000 euro. Per dare quell'effetto surround del suono che mi dà quella corposità New Power Generation. Però è da qualche giorno che sento i bassi un po'... Bassi? Sì, è come se non ritornano. E forse l'ha addestrati male. No, è perché questo mi serve perché non sottolineano i passaggi tonali e semitonali. Questo è grave. Però vedo che lei se ne intende molto e ha detto ai lavori. No, io sono un avvocato. Avvocato Diego Verdegiglio di Torrecusa. Piacere. Piacere. Furia da Torvaiani. Mi scusi, ma ho avuto un piccolo problemino alla mano. È meglio lasciare perdere, va. Dico, ma lei con sto papà d'impianto, che musica ci ascolta? Pop, funky, rap. Che ci ascolta? Zumba. Alla mia nipotina piace sentire in macchina la zumba. Ah, ma la nipotina è di Torre... No, brasiliana. Ah, brasiliana. Ah, bella la zio, eh? Adottata. Mi pare che è adottata un po' troppo grossa, epoca. Vabbè, insomma, quanto ci vorrà per mettere a posto questa macchina? Penso... Ma guardi, giusto il tempo di capire il guasto, di metterci le mani, penso primo pomeriggio. Primo pomeriggio, vabbè, facciamo così. Vi lascio il mio biglietto da visita. Mi chiamate non appena è pronta, mi raccomando. Dorma, donni tranquilli.
Ci mancherebbe. Buona giornata, papà. Beh, sì, pie mutande, gli viene fredda la pupa, gli via. Non voglio vedere questo problema, come lo risolvi? Ma basta rinvertire i fili, te fa prendere l'ansia, mamma mia. Tu cerchi i fili, io cerco da pulire il vetro, va. Ma io da ragazzino la Befana l'ha portato pure il piccolo elettrato, pensa che mi ricordo qualcosa, no? Vado a trovare i fili. Buongiorno. Senta un po', ma lei se ne intende gli impianti stereo? Impianti stereo. Buona vera da strada a tua sì. Luca para tudo que deixa a felicidade no ar. Chinelo levanta a poeira, a gente sacode a poeira. Passarinho levanta. Buongiorno, avvocato. Grande. Ma la molle a ballare. Nasco ballerino. Si vede. È rimasto contento, avvocato, eh? Sa nipote. E vabbè. È la seconda volta che ci dà una mano. E allora? Gli proponiamo di mettere in società con noi. Ma che è per voi? Ma che sta dire? Lui ha la mente e noi il braccio. Cioè, mi stai di che non ci capiamo un cazzo? Insomma. Ma ci penso. Ci voglio pensare. Ma che significa ci voglio pensare? Ma come ci volete pensare voi? Non ci posso pensare io. Senta, facciamo una cosa, signor... come si chiama? Signore Tonino. Tonino. Lei pensa che noi siamo due giovani imprenditori, no? Giovani. Vabbè, due imprenditori, su. Che hanno serie difficoltà per l'avvio della loro società, ok? Per cui necessitano una figura di una leadership, partnership, come dire, cioè non so se mi spiego. Sì, sì, siete spiegato benissimo. Voi di motori non capite un cazzo. Grosso modo quello è. Ecco perché ci serviva la sua professionalità, la sua esperienza. Possiamo anche raggiungere un accordo economico. No, io col denaro ho chiuso da 10 anni. Allora facciamo una cosa. Noi le offriamo vitto e alloggio. Può benissimo dormire all'interno dell'officina tranquillamente e mangiare qui davanti al bar. Poi mi metto d'accordo io. Come in albergo? Beh, una mezza pensione, diciamo. Io ve lo dicevo. Prima di prendere la decisione di non farmi stare qui, ci stringevamo e si risolveva tutto allora. Guardiamoci negli occhi. Quando io ho avuto bisogno di voi, voi che cosa avete fatto? Avete cacciato fuori a calci in culo, al freddo e al gelo. Ma io non servo rancore, voi siete fortunati. Questo le fa onore. E da oggi, in questa officina, io pretendo ordine, igiene e professionalità. E chi lo ha deciso? Io. A togliere un freno a mano, vedi che succede. Ah, ecco che era. Ma non cazzo hai pigliato sta patente su internet? Ma che ci sono di cose basilari? Ma vedi la ruota? Sei proprio decoccio. A tavoletta stavo? Sì. Allora fa, oggi ci abbiamo la banda dei Marchetti, la Peugeot di Marcellino e sto catoccio. Che famo? Ricordate di andare a prendere pure il radiatore del fuoristrada. Come con il tuo cliente a volo. Oh, ma io Obama, oh. Sì, è una pasta di pere a Frignano. Questo è una busta di finanza. Esatto. Buongiorno. Ciao.
Magnoli e Verducci. Pensa che ci abbiamo qualche problema fiscale, qui è tutto regola. No, no, fatture ricevute, tutto dopo, dopo. Venite con me. Ma scusi, come venite con me? Perché lasciamo l'azienda da sola? Giusto, no? Esatto, sì, capo, devo lasciare. Ma tanto qui in fondo non tocca niente a nessuno. No, iniziamo bene. Ma se può sapere ci sta a portare? Non so cazzi vostri. Ma anche lei di Roma? No. Ma infatti l'accento non mi sembrava. Poi non l'ho mai vista a Roma lei. Mi mamma io so di Ostia. Ma sto posto è vicino, è lontano. Dove sta? Fausto le stava chiedendo. Era qua, Manu. Forse è una sorpresa. Beh. Sì, ma noi si devo spiegare. Tra un po' di viene l'architetto e riprende la macchina. Come so? È ora che te stai zitto. Pensavo prima. Afa, ma questo ce l'avrà la patente? No, però c'ha la pistola. Ah, che è come la patente, diciamo. Meglio. Stiamo se zitti, che te poche parole, va. Mi sa che è meglio. Si sente che non è di Roma. No, no, non è proprio di Roma. Non manco del Lazio. Ma ne manca italiano. Sono qui. Ma dove vengono questi luoghi? Capisco che cos'è la vita e la morte. Oggi ci siamo. E domani? Non ci siete più. Ti fa male i cazzi tuoi. Furio e Fausto. Io sono Fausto. Io sono Furio. L'officina come va? Ci possiamo lamentare. Bene, bene. No, perché con i vostri genitori le cose non andavano molto bene. Perché conoscevi i nostri padri? Conoscevo i vostri padri. Mauro e Michele, quelli erano amici miei. Poi è successo quello che è successo. A lei sa qualcosa da... Lasciamo stare. Comunque, con chi abbiamo l'onore? Lo chiamano Omastino. Omastino? Perché piccolo è. Comunque, signor Mastino, se lei ha qualche problema alla macchina... Poi col fatto che era anche amico dei nostri genitori, avremo anche un occhio di riguardo. Possiamo fare un preventivo, eh? No, no, ma io il preventivo già l'ho fatto. 400.000 euro. 400.000 euro? No, no, signor Mastino, non gli conviene ripararla, eh? Con 400.000 euro la compra no una macchina. Ma che capite? 400.000 euro me li dovete voi a me? No. Ma perché? Ah, ma facciamo un gioco, perché? È perché i vostri genitori, oltre a affari meccanici, facevano pure altre affarucci. Uno di questi affarucci è andato male. Hanno messo in mano dove non li dovevano mettere. E io ci ho rimesso 400.000 euro. E lei adesso questi soldi li pretende da noi due. Bravo, esattamente. E su questo non ci li ho. Però siccome vedo che state cagando su te, se no te. E poi siete pure simpatici. Ma soprattutto per rispetto ai presenti. Vi voglio fare un poco di sconto. Facciamo 200.000 euro e non se ne parla più. 100 a testa, va bene? Beh, buono, ha fatto un bel prezzo. Non ci ha guadagnato quasi niente. Ci ha trattato bene? Sì, bravo. Voglio, voi avete tre possibilità. Uno, mi date i soldi e non se ne parla più. Due, metterete a lavorare per me fin quando non sconterete il debito. E la terza? Parlate con lui. Amen. Lo conoscete? Guardi, signor Mastino, per la prima e per la terza ci mette una pietra sopra. Sulla seconda, oggi siamo a sua completa disposizione. Basta che lei ci dice quello che dobbiamo fare. No? Questi non sono cazzi tuoi. Ecco. Quando sarà il momento sarete informati. Okay. Ehi, non vi permettete di telefonarmi, eh? Io c'ho manca il numero. Mi farò vivo io. E mi raccomando l'officina, eh? Ehi, a me ne amucemia. Non so se guarda questo. A me questo col cappotto lungo mi mette paura. Ma che c'era dentro la valigetta poi? E tu lo chiedi? Te lo dico io che c'ho. Che ce lo fa recupero crediti in killer? Qui dentro ci saranno minimo, minimo parti umane. Ari, preso il latte. E che è sta cosa? Il latte, mi ha detto di prendere il latte, ho preso il latte. E chi è che beve il latte parzialmente scremato in questa casa? Perché parzialmente scremato? Io questo non lo bevo. Mari, vado a cambiare il latte. Parzialmente scremato. Madonna.
Manco te riesci a dormire, eh? Ma sta scherzando. Io appena apro l'occhio vedo Guido davanti. Sti maledetti. Maledetti, maledetti, maledetti. Ma insomma, noi possiamo dare soddisfazione, non potremo vivere nella paura. Hai ragione pure tu. Ma tu l'hai visti bene quei due? Quella gente senza scrupoli, sono spietati, hanno l'occhio di ghiaccio. Quelli sai quanto ci mettono ad ammazzare una persona? Quanto? Ma preciso non lo so, comunque ci metteranno poco. A me sai che mi dà più fastidio, te lo dico proprio col cuore. Il fatto che stavano a tutto liscio. L'officina andava bene, il team funziona, tu sei pure mezzo fidanzato, mi pare, no? Tutto tornava, arrivano questi. Maledetti, maledetti, maledetti. Sì, ma noi siamo regi, noi siamo forti. Noi siamo forti. Noi dobbiamo dare la possibilità di distruggere tutto quello che noi abbiamo costruito. Distruggere. La famosa forza. Famosa forza. Buonanotte. Grazie mille. Ma grazie a lei, 2000. Comunque è stata anche molto fortunata, eh? Ha trovato l'uomo giusto al posto giusto. Pensi io qui ci sono nato? Pensi che mi hanno battezzato con l'acqua dei radiatori? Signorina, si ricordi che lei qui troverà sempre dei seri professionisti, ma molto seri. Bella, grazie a noi. Ma che combinate? Ma pare un panda. Quanto è bellina. La fidanzata tua. Era ora, zio, che ti sistemavi. Sì, sì, sì. Era ora. Aspetta, guarda che bella sorpresa ti ho fatto. Ho portato una fotografia tua e quando eri piccerino. Signori, guardate, guardate quanto è bello un nipote mio. Qua era la prima volta che io lo portavo al circo. Allora il mago, no, fece apparire delle colombe a essere passate per coppa a capo. E da di meno che si facetto pipì addosso, ma paura. No, non me ne sono fatto. Che risata. Guardate. Si vede ancora la macchia pipì tale e quale, guardate. Scusa, ma avevo pure 5 anni però. Eh sì, è vero, qua avevo veramente 5 anni. Però l'ha fatto pure dopo. Io vado. Arrivederci. Mi scusi per la macchia, ma proprio non... Bellella, zia. Sa la verità. A zia ti fa sempre belle figure. Sì, fa una figura di merda. Siamo a Mira, che sorpresa. Sì, sì, tutto bene. Ha già portato un pranzo. Ci dobbiamo sbrigare perché mi ha chiamato l'ingegnere che tra mezz'ora viene a prendere la macchina. Non ti preoccupa, poca roba. Figlia, si piglia. Ha già portato la frittata di maccheroni, salsicce e friarelle, la pastiera, gine, crema e ricotta. Alla fine ho cucinato una cosa pure per te, veloce, veloce. Che? Spezzatino di ghepardo. Pronto? Officina meccanica specializzata da Fulvio. Buongiorno, mi dica. Ah, siete voi. Mi dica. Ah. Eh beh, non possiamo fare diversamente. A più tardi. Grazie a voi. Scusa, ma dove è la curiosità? Per quale motivo avresti risposto officina meccanica specializzata da Furio? Ti voglio solo ricordare che su insegna c'è scritto da Fausto e Furio. I problemi che c'hai, non ti preoccupi di insegna. Oh, lo me lo devi dire, per quella gente che può pensare che c'è stato solo te in officina. Cioè... Oh, se vuoi fare sta polemica, famo sta polemica di insegna. Perché ci hai messo fuori da Fausto e Furio? Eh? Perché il primo nome tuo? Ci sarà un motivo, no? Qual è il motivo? È in ordine alfabetico, F-A, F-U. Ah, io so fu, tu sai fa, se può fa. E di fatti ho fatto. Io so, io so. Ma chi era il telefono? Erano quelli là. Chi? Mastino con quell'altro Rabbro Nobis là. Amen. Amen. Bravo, amen. Tocca farsi il segno della croce con questo. Questi sono spietati, questi alle 18 stanno qua, 18 ora locale, non dico 18, eh? Vabbè, non ti preoccupare, non ti dica alle 18 se famo troppo pronti, non ti dica agitare, devi stare calmo, tu soffri di ansia. C'ho l'ansia. Ma perché sei anziano? Sarò pure anziano, ma c'ho l'ansia. Respira, fa un bel respiro profondo, ispira e espira, bravo. Noi alle 18 saremo qua pronti a sentire quello che vogliono loro. E poi una vita, sai che ti dico, bisogna affrontare le cose con la massima serenità, bisogna essere tranquilli. Ti ho detto respira, non andare in apnea. Rilassa, in maniera tranquilla e serena, ma che problema c'è? Ma io dico questi, vado qui, devo venire a rovinare la vita a due mali disgraziati, eh? Ma come ti sei vestito? C'è un principio di sinusite. Sì, a sinusite. Dai, forza. Oh, la cappuccetto nero, passa.
dai. Forza. Dai. No. Dai, forza. Buonasera. 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 Ma come ti sei combinato? Per non farmi riconoscere. Ma riconoscere da chi? Togliete sto coso. Benissimo. Ascoltatemi bene. Io ho il primo lavoretto per voi. Siamo pronti? Pronti? Che siamo pronti? Pronti? Che siamo pronti? Sì. Domani sera, alle 23.30, sulla piazzola di servizio, sulla statale 81, su di una piazzola si fermerà un camion. L'autista lascerà le chiavi inserite e il motore acceso. Voi, appena lui si allontana, salite sul camion e partire immediatamente. Dovete arrivare alla stazione di servizio al chilometro 31, direzione Firenze, A1. Non correte! Non date nell'occhio alla polizia, mi raccomando, e soprattutto non danneggiate il carico. Materiale fragile, ceramiche antiche, cristalli di una certa importanza, di valore. Droga. Mi scusi, non ho capito. Droga. C'è droga, la droga? Droga. La droga, la droga. Mi raccomando, lavorate bene. A te, un cappuccio in capo, non te lo faccio mettere più. Perché, no, scusa? La faccio tagliaca. Riesci, a te. Lavoro. Famo un... Ah, va, io sta storia non la vedo chiara, eh. Un camion di notte di droga, che poi se va male quello ci ammazza. E se va bene, chi non mi dice che non mi ammazza uguale? Mi stai a sentire o no? Sì, sì, so pensare carico. Sì, sporgente, ancora quella stai a pensare. Sarà che a me quella non mi dice niente. A te? A me? Ma guarda che si tratta solo di portare un camion. Un camion? Sì, di droga, di droga! Ma perché ci pensi? Tu non ci devi pensare. Tu pensa che dentro il camion è pieno di mobili e stai a far piacere un amico tuo e stai a fare un trasloco. Sì, il trasloco, a Scarface sto a fare trasloco. Lascia perdere. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Carmela. Buongiorno. Che prendete? Io un buon caffè, grazie. Ma io non so, fammi una camomilla, va. Anzi, fammi la doppia, che oggi deve durare fino a stasera. Fino a stasera? E perché, che ci sta stasera? Per me c'è un appuntamento importante. Ah, una cosa intrigante. No, forse più stupefacente. Piada a te, io ormai ho dimenticato proprio l'emozione di un appuntamento romantico. Perché tuo marito ti trascura? Mio marito? Ma io non ce l'ho un marito. E allora Eugenio? Eugenio l'ho cresciuto da sola, perché quello mi ha lasciato prima che nascesse. Ma così cambia tutto. E che cambia? Cambia, cambia. Ma che stanno a giocare, ragazzini? Ecco, va a vedere che stanno a giocare, ragazzini. No, ma è una domanda, non frega niente. No, ma ogni domanda c'è una risposta, va bene. Ma non mi va! E lei vede questa curiosità, se ci tieni, ma se tu dai la momilla! Non te ne occupare, che se si prende è pure meglio. E che cambia sto fatto? Cambia che la sera possiamo uscire insieme, mangiare una cosa, facciamo una passeggiata, si è aperta campagna. Ti piace sempre scherzarte? Magari ci caschi. Può essere. Ah, belli giovanotti! A che state a giocare? Non è cosa con te. Perché non è cosa con me? Ho appena rubato un camion. Ma che è un'epidemia, no? Ma tu te rendi conto? Ma di che? Ma della situazione. Quale? È Carmela. Chi è sta Carmela? Oh, Carmela, la barista. Chi ma la barista? Che non so se si chiama Carmela. Il marito l'ha lasciata come l'ha partorito. Ecco, ci sarà stato pure un motivo. Perché uno se ne va così. Mi dispiace. E' tua sorella, te frega. Mamma mia. Non potevi aspettare scene dalla macchina, no? Senti che roba. Ma che te sei mangiato? Mica sono io. Sono i fettini per la zia. Ma che te sei portato da mangiare? No. Mia zia mi ha detto, visto che senti un po' ansioso, porta dei fettini panate che comunque ti rilassano. Tipo fior di bacca è questa. Cioè tu sei i fettini panate contro l'ansia? Oh, lo funziona, poi come la mia zia. Ma sono buone? Buone. Mi si fa la ricetta antica. Pangrattato, ovo, pangrattato, ovo, pangrattato, ovo, pangrattato, ovo. Se ne va fermi, ho fatto 3-4 volte. No, dico, fermati te, senti la roba. Fammi che schiaccia, eh. Altra volta, niente, cosa roba. Oh, ma fatto niente fame, fammi assaggio. Una ciabatta. E pia, assaggia. Buone, buone. Mazza che roba, dia, Questo pure è tenero, poi. Buono. Oh, giù, sono un po' buono. Ho detto, mi si ammazza, oh. Oggi una. Non ti trovo roba, io. Stai meglio, lo senti cosa stai? Ci manca? Un po' di limone. Ce l'hai limone? Il limone, io la mattina prima di uscire da casa prendo portafoglio, telefono, portafoglio e 3-4 fette di limone. Ma no.
Ma quello so? Allora, le 23 e 25 di sera. Ah, beh. Sento il camion che sta arrivando. Camion sta arrivando, posso. Mamma mia, c'ho un'ansia. Mamma mia, respira, sono respira, respira. Capace. Come ti senti? Un po' agitato. Respira. Mo? Sto meglio. Vedi, stanno a fare fette e fettine panate, eh? Oh, quello scende salino, eh? Ecco, scendi. Ma che problema, chiama di te lo carino. Ecco, posso meglio. Dai, che tra un po' prendiamo l'autostrada e il gioco è fatto. È giusto, il gioco è fatto. E che fa? Lo senti pure di questo odore strano? Sta puzza. Magna di un'altra fettina panata. Ma non è puzza di fettina panata. La puzza che è da dietro, eh? Oh, sarà la droga. Sì, la droga, perché mo' la droga puzza. Quella è il gorgonzola che puzza. Fammi una bella cosa, fa. Se abbiamo questa strada alternativa, evitiamo pure di pagare casella. Eh? Cioè, per risparmiare. Ma che c'è a posto del portafoglio? Una casa di riposo per i sordi, oh. Cioè, te stai a preoccupare e risparmiamo. Ma io mi sto a preoccupare e basta. Se ti dico che è una strada sicura, è una strada sicura. Difatti è talmente sicura che esce pure la polizia. Oddio, questa non me l'aspettavo. Manco io. Fa quello che ti dicono, va. Mi sa di fermarmi. E tu te fermi? E mi sto fermando. Fermami piano. Fermami piano. Come oddio, sono agitatissimo. Oh, non ti fa vedere che stai agitato. Respira. Pulisci gli occhiali che te ne sono appannati. Respira. Respira i documenti adesso. I documenti. Ecco. Buonasera. Conosci i documenti, per favore? Sì. Anche quelli di suo padre. Guardi, gente che non so il padre, ho un amico. Vabbè, favorisco i documenti anche lei. Questo è del padre. Questo è del padre, è un amico, questi sono miei. Questo è del MES. Do un'occhiata al carico e poi vi lascio andare. Ma che gli dimo a questo? Gli dimo che è uso personale. Oh. Un camion di droga uso personale qua. Ho capito, mo via inverno uno fa la scorta, no? Dove? Non si andrà a fare. Metti caso sei al quinto piano, ti sei un ascensore che fa, se lo fa fatta a piedi. E fa tutta la nonna, c'hai sopra la cosa. Finale succede. Dico, ma siete matti a trasportare un carico del genere? Lo so, mi rendo conto. Ma vi rendete conto che è una cosa pericolosa? Lei non ci crederà, ma è contro la nostra volontà. Io non lo volevo fare. Confermo pure io, no? Poi, tutta una serie di cose. Lungi da noi proprio. Sì, sì. Interveniamo subito. Circolate, lasciate sì. La strada libera. Circoliamo. Andate. Siamo nuovi a circolare. Ma dai la musica. Ci ho visto aperto il camion. Ha visto la troia che ci lascia andare. Siamo non c'è via. Più mastino ci ha fregato. Posso, ci ha detto che c'è una droga, invece c'è un'altra cosa. Ma qual è la cosa che tu conosci che è peggio della droga? Levandomi socio, Non lo so. Uiti. Ma che è sta musichetta? Mo me li devi che toccare, ma che te tocca? Senti, fammi una cosa, andiamo a controllare prima che ci rifiuti. A scanso di qui. Andiamo. Ma vi rendete conto di quello che avete combinato? Ma come vi commissiono di trasportare un camion carico di droga e voi che fate? Vi portate a spasso un leone tutta la nottata, sì? Abbiamo fatto solamente quello che ci avete chiesto. Come è arrivato il camion? L'ho visto sceso e noi due siamo saliti. Sul camion sbagliato. Vabbè, una leggerissima distrazione. Distrazione un cazzo. Il camion abbandonato sulla piazzola è stato trovato dalla polizia e fortunatamente era carico di latticini destinati a un supermercato. E la droga stava nei barattolini dello yogurt. Ma la polizia, credendosi che si trattava di un furto che ha fatto, ha riportato tutto lì, al supermercato. Tutto bene quel che finisce bene, no?
Ha ragione, bene cazzo. Perché mo la droga si trova nel reparto frigo supermercato. Ma perché la droga si conserva in frigo? No? Così pare. Capito, ma non c'è una soluzione per risolvere questo problema. Come non c'è? C'è sempre una soluzione. E qual è? Voi andate al supermercato e mi riportate tutti i barattolini a me. Signor Mastino, mi perdoni, ma se qualcuno ne avesse comprato uno? Siete sfortunati. Vi vengo a prendere alle 15. Mi raccomando, siate puntuali. Amen, andiamoci, andiamo. Mi spaccherebbe la testa questo. Che sangue c'è il villaggio? Io perché non mi vado a rovinare, io mi ci rovino con sta gente, mannaggia la miseria. I soprusi, fanno i soprusi. Ci fanno perdere tempo, ci fanno perdere con tutto quello che c'è da fare. E ma che fanno? Finiamo sta frizione, va? Ma sai che è meglio, va? Quei due che sono usciti non mi piacciono proprio, eh? E mamma è lì. E poi quella macchina da mafiosi che c'hanno. C'è il carburatore che vanno a schifezzi, che stavo bisogno in anni passati. No, se non stiamo attenti, quelli a ripassata ce la danno a noi, Toni. Senti, po', Toni, una cortesia, noi ci dovremmo assentare una decina di minuti. Ci ho dato uno sguardo d'officina, ti dispiace? Non ti ci stai dall'officina, sempre in su. Eccolo. Guarda quanti so. Ma tu ti rendi conto? Oddio, pesca, tusina, fragola, kiwi, frutti di mare, mela, confermo. Ma ci ha specificato a me del gusto? No, ci ha detto... manca la marca, ci ha detto. Manca la marca. Ha detto yogurt. È yogurt, ho capito, sono le miriade degli yogurt. Oh, che sta facendo? Oh, lo sa nello yogurt cosa c'è? Non lo sa. C'è il bifidus. Conosci il bifidus? Bifidus, che è cattivo, è rissoso, è aggressivo, fa le risse in piazzetta il bifidus. E attacca i capelli, il bulbo capellifero, lo sa? E lei che ne sa? Che ne so io? Guardami un bufalo, ma che mi ha fatto un bufalo? Mi vado a comprare una bella. Una bella, bella, che c'è il verme e magari gli va pure a pesca. Senti, bifidus, che bisogna risolvere un problema. Quale? Una volta riempiti i capelli, come facciamo uscita qua dentro? Diciamo ragazzi, te lo dico io, carichiamo il carrello, andiamo alla cassa, famo la fila, pagiamo se non andiamo e nessuno ci dice né A e né B. Io sto a lavorare col nipote di Lupin Terzo e non lo sapevo. E mo lo sai. Che emozione! Ma i soldi di via? Vabbè, io ho detto un pezzo di idea, mo l'altra la devi risolvere te. Fermati. Girati, ma ti gira. E poi qua? Ma sa che ho risolto il problema. Non so capire. Scusi, no! Permesso, permesso. Mi scusi per la signora, permesso. Ecco qua, grazie. Sì. Ciao Mafalda. Ciao Mafalda. Ma dove andate? Al magazzino, Mafalda. Chi è sta Mafalda? Sta mangiando io? C'è un langorino questo. Ma quale langorino? Ma te sei matto? Ma metti in casa là dentro c'è la droga! Di 300 mo ce n'è uno con la droga, proprio male mi devi dire. Questo mica è normale. Allora che me, ho io buttato, paglia. Me ne ricerchi la testa. Perché io soffro di cerchi alla testa. No, tu soffri a prescindere. Vedi che a te la fettina panata te leva l'ansia. O io curta la papaya e gli leva il cerchio alla testa. Ma da chi stai cura, da riponte? Non nominare quel nome. Non nominare mai più il nome Harry Potter. Sì. Ok? Non te lo ripeto due volte. Ma ti dico non ripetere Harry Potter. Né Harry Potter e né Mary Poppins. Ok? Che è la sorella di Harry Potter. Ok? E te la pettina pannata che ti rilassi, va? Ma vaffanculo! Harry Potter! Sei buona la papaya. È gustosa. È ambiziosa. Ho yogurt, no? Come ti senti? La papaya dai. È buona. Ma c'è papaya e papaya. Ma questa era proprio aia, aia, sta aia, aia. Forza, alzati, dai. Sei botta, fa. Alzati in piedi, dobbiamo andare a Massino, sbrigiamoci, dai. Guardami,
Mi riconosci chi sono io? Teresa, Teresa, Teresa. No, oh, sono Fausto. Respira, dai. Adesso andiamo da Mazzina e gli portiamo gli yogurt. Ma prima tocca andare da zia, però. Ma che fa? Ha portato gli yogurt in regalo, zia. Perché? Ci ha fatto il babà, ci ha fatto. E vabbè, vorrei dire che lasceremo uno yogurt da regalo, zia. Pensa che te muovi, su. Zia, tua amica, la mia. Non dire, zia! Non sti là, non mi faccia piangere. Non dire la parola, zia. No, lo mette in macchina. Non assaggia niente, eh. Non entro. Dai, dai, entra. Entra. Chi sta? Motherfucking president oh, about the world, you know. I never get hit the street like a son. Do anything I tell you to do, niggas deserve you. With a silver bullet in the head, swear to make a bomb move. Dottor Massino, ecco qua la merce. Quello che lei ci ha chiesto noi l'abbiamo fatto. Il carico l'abbiamo recuperato. E il debito nei suoi confronti per noi è saldato. Mancano due yogurt. Casomai ne manca uno. Mancano due yogurt. Ti dico che ne manca uno. Se ti dice che ne mancano due, stalla a sentire, no? Se ho detto due, sono due. E allora saranno due. Uno si sarà perso in macchina, l'altro durante il trasporto, uscendo dal supermercato, nel carrello sarà accaduto, ma a confronto la roba che abbiamo portato mi sembra il minimo, no? A me tutto questo non mi interessa, tanto vedete che grosso modo il carico l'avete recuperato. Ecco. Anzi, per questo vi abbono pure 100.000 euro, va bene? Grazie. Perché noi siamo meritocratici. Oh no. Però non crediate che il patto del camion io l'abbia dimenticata, eh? Ah no! Anzi, per questo voi mi dovete dare 100.000 euro! 100.000 euro! E poiché siete due cretini... Che guarda sempre a me, mi scusi, eh? Ci sarà un motivo, no? Siete due cretini! Vi voglio subito in contanti, massimo entro tre giorni. Lo spiega? Altrimenti? Oggi ci siamo. E domani? E domani sono cazzi vostri. Bravo! Cavo, è arrivata una soffiata. Carnero sta al barco corito. Ehi, mangia, ehi. Raccomando a chi sto io. La cosa cattiva è che quando la ragazzina la madre a ninna nanna gli ha cantato per il citofono. Sì, sì, tanto c'è un problema. 100.000 euro. 100.000 euro? Ci toccherà fare una rapina, ma chi gli ride? Una rapina. Ma va, ma perché no un rapimento? Un rapimento? Non è male. E chi rapina? E chi è? Chi? Zia Palmira. È regalata, oh. Vive da sola. Giusto, c'ha le sorti. C'ha casa grande. C'ha casa grande. Ora pilla faccio, ho visto un programma lì, il boss di rapimento. Bravo. Ho capito tutto. Prendiamo l'ovatta con l'acqua ossigenata, gliela metto un po'. E gli schiarimi i baffi. Che? Cloroformio, sennò quando si addorme. Perché siamo dal bagno, non ho visto tutta la puntata. La nascondiamo e chiediamo i soldi al parente più vicino. Oh, per telefono ci penso io. Sei forte che telefono. Sono ormai che maschera la voce. Ma. Pronto? Abbiamo rapito tua zia. Ci devi dare 100.000 euro. In soldi, piccoli. Piccolo taglio. Anche l'assegno. No, quale assegno? Non segnati. Ah, non segnati. Capito? Se no. Se no, noi chiamiamo. No, avevamo pezzi. Ma no. No, due. Ci sei divertito. Mi raccomando, se no chiamiamo i mimi. No, la polizia. Ma non chiamare la polizia. Adesso attacco perché la telefonata può essere intercettata. Attacco. Attacca. E attacco. Grande! Ma serve solo il numero per chiamare? Del parente più prossimo. Ce l'hai? Come no? Segnalo. 335. Tanto me lo ricordo, 335 25 58 64. Il numero tu. E io sono parente prossimo. Lo vedi che c'ha ragione, il Chihuahua, sei proprio un cretino. Ma che chiama te per farmi da 100.000 euro? Però mi piaceva pensare. Era rapimento, zia Palmira! Era un'idea, ho buttato là, oh! Ha proprio buttata da sotto, tiè, a proposito di sotto, guarda che panorama, tiè! Bello sto posto. Quando siamo arrivati non c'è sta affaggo di niente! Bello sto posto. È bello, sì! È proprio vero il detto che dice, vedi Napoli e poi muori. Oh, io ho appena un'altra vista, eh! Io pure, ti comincio proprio. Tiè, tiè, fatta una cultura, va! Leggila! Però c'è il regolamento di conti al cocorito. Ma sai Nero chi l'ha ammazzato? Te lo dico io. Loro? Ho capito, ma chissà quello che gli ha fatto. Che gli ha fatto? Gli doveva dei soldi, che gli ha fatto?
Capite, penso a quello che ci fanno a noi. Gli devo dare 100.000 euro. 100.000 a modo, dovevi dire! Troveremo una soluzione, no? No, fermati che hai soluzioni. Perché ogni volta che trovi una soluzione stavo peggio di prima. Basta! Capito, ma ti stai sempre a piagna addosso. Sei arrivato il momento che tiri fuori ste palle, no? Io le palle ho tirate fuori e se le usavamo pure. Primo, a questi io li denunciavo. Secondo, non ci collaboravo e ci siamo capiti. Terzo, non mi trovavo in questo posto, in officina, col barbone. Barboncino? Un poco di rispetto. E poi non ho convinto nessuno. Ma questo è dato uscito? No, soprattutto d'entrato. Perché noi barboni siamo invisibili per la gente comune, come i fantasmi. Ma a volte ci conviene pure. Pura morale del barbone. Oh, ragazzi, non cambiamo discorso, eh. Qui c'è un motivo. Mio padre e tuo padre, due criminali, ci hanno costretto a venire qui a trattacchi i narcotrafficanti. E in più a me mi hanno fatto incontro a te, che non è una cosa buona. C'è la miseria, oh. E a pian po' d'aria, va. Ma mondo vai, oh. Fatti aria. Ti chiedo pure una camomilla. Che ci vuole? C'è rispetto manco di morte. Salve. Salve. È possibile una giustadina? Una giustadina? Io ci vorrebbe un restauro. Ma che ci ha fatto con la macchina? Io? No, io. C'è presente quando... Quando? Quando ci sono... Ci sono? C'è presente quando ci... A tutela. C'è presente di notte, le strade, le donne avanti e indietro. Ci sono andata a mignotte, eh? A mignotte, ma mignotte. Faccio le gare clandestine. Le gare clandestine? Roba seria. Mi girano un sacco di soldi. Pensa che tra due giorni hanno organizzato una gara in palio 150.000 euro. In contanti? In contanti e puliti. E come funziona? È una gara a due. Gli organizzatori mettono in piatto 150.000 euro. Tu ne devi mettere 50.000, ma se vinci ti prendi i tuoi e i loro. Cioè fammi capire, questi reinvestono tre volte la tua quota. Forza. Chi lo sa che vincono? C'è un pilota che è fenomenale. Non ha mai perso una gara. Io ci ho provato. Ho perso 50.000 euro. E guarda macchina. E come ci si scrive a queste gare? Interessa? Posso creare io il contatto? Ciao, Bernardo. Ciao. Pugno, abbiamo risolto tutti i problemi. E vai. Carmen, me ne hai un pezzetto di limone, per favore? Sì. Gentilissimo. Ho trovato i soldi. Ne hai 100.000 euro? Dai una bustina di zucchero. 150.000. Dammene due bustine di zucchero, va. Ma voi non sapete, qui intorno hanno le gare clandestine. E dopodomani c'è una. E chi vince si porta a casa 150.000 euro. Così 100.000 e ridiamo a un mastino. E 50.000 si divide moglie e te. Che dici? La storia mi piace, è anche molto intrigante. C'è solo un problema. Devo capire dove sta la fregatura. Ma come andazzo alla fregatura che sto a fan quattro per risolvere i problemi e tu mi rispondi così? Cioè, te non ti avvedi di me? Questo mica è normale, oh! Che consigli per me? Se ne pia una bella camomilla. Amato, che era meglio? Gli dà la camomilla. Fulvio, mi devi ascoltare, ma ti rendi conto, è un'occasione unica. Ma dove ritroviamo tutti quei soldi in soli due giorni? Ma tu veramente vuoi partecipare e vincere quella gara? Fulvio, noi non potemo perdere. Non potemo perdere? Ma non trovi 50.000 euro, non potevo perdere. Ecco, se giochiamo a officina. Tu sei uno scemo. Ma io dico, che ce facciamo con questa officina? Se qui domani vengono qua e ci sparano, noi che ci facciamo con questa officina? Ma tu non hai le competenze per fare quella gara. Non hai le competenze. Le stesse cose le hai dette il primo giorno che siamo entrati qua dentro. Ma a parte qui due, ma le cose stanno andando bene, stiamo lavorando o no? Questo è vero, ma in questo caso ti manca l'essenza. È come se mi volesse cucinare un filetto al pepe verde e mi manca il pepe verde. Casomai ne manca il filetto. In questo caso manca la macchina. Ma che corri con sto cesso, corri? Ma che strillate a fare? Non mi stressate. Pare di vivere con la mia prima moglie, pure la sua, ce l'ho io. La patente mia è scaduta da 10 anni, te guida tu. Ma dove dobbiamo andare? Ma dove dobbiamo andare? Non mi preoccupate, seguitemi, vi porto io.
Tony, ma dove ci ha portato? È una legnaia qua. Ho detto vi porto a vedere la soluzione di tutti i vostri problemi, ma non mi pare che ci siano tante soluzioni qua. La soluzione alle tue spalle, eccola qui. Questa vi farà vincere la gara. Ma tu che ne sai della gara? Ma secondo te, io sto fuori all'officina con De Stella, guardo il sole. Io so tutto. So della difficoltà dei vostri genitori, so dei 100.000 euro, so della storia degli yogurt, so tutto. E noi dovremmo partecipare alla gara con questo scatorcio. Scatorcio? Ma sai questa cos'è? E te lo dico io, il secchio dei bulloni, ma lo vedi? Questa qui è la macchina di Tony Speed. Di chi? Tony Speed. E chi è? Sono io, Tony Speed. Cioè, tu saresti? Tony Speed. Pilota? Sì. Te? Sì. Di là lì? Sì. Da sì? No, di là lì. Io ho vinto centinaia di gare, ma voi mi vedete così perché la mia carriera ha subito uno stop per debiti, insomma. È stata una carriera poco fortunata. Oh, te giuro, Tony, non si direbbe. Proprio perché c'ho sta di te, eh. No, non si capiva. E sta macchina cammina? Questa qua? Questo basso che tu giravi, metta in scatto come una molla. Vabbè, datemi una mano, va. Pensavo peggio, non sta male. Madoni, sta macchina oltre che fa schifo manco parte. Stai lì, ho bisogno di un ritocchino. Sta macchina è una bomba. Ma quella bomba, una volta è una bomba. No. Scusate, i signori sono? Due figli in droccia. Oh! E che lei? No, soltanto per bene. Tony, ti ha sta zitta. Ho saputo che voi vorreste partecipare alla gara. E tenete i soldi, eh? Ce l'avete 50. Noi ci chiediamo l'officina. Non li vale. Perché dice che non li vale? Non li vale! Ma guardandolo bene, proprio tutti non li vale. Accetto. Ma l'hai visto buono stamattina. E va bene. Vuol dire che prima della gara voi consegnerete la cessione dell'officina e vi metto 150.000 euro. Poi daremo mano tutto a un notaio fino a fine gara. D'accordo? D'accordo. Io lo vorrei dire, questo è mio zio. No, ha detto d'accordo, io l'ho sentito bene però. Per essere socievoli, sono socievole. Socievolissimo. Tony, guarda che schifo. Eccoci! Ecco i campioni. Buongiorno. Ciao Carmela. Carmela si interesserà del lato estetico dell'operazione. Ah. Cioè? La macchina, scusa, insomma, sì. La Carmela è l'icona del fascino, dell'eleganza, ma soprattutto della professionalità. Senti Fausto, ma che dici se alla gara porto pure un'amica per Furio? Hai capito, Fu? No, che se vuoi per Furio, non voglio amiche. Furio, guarda che la mia amica è veramente una bella guagliona. Ti ringrazio, sono già stato sposato. Pensati che porta la vita. No, ma la voglio, ma la voglio. Che non ne portate pure uno per me, ce ne hanno in campagna. Ragazzi, ma vi rendete conto? Mica siamo qui per consumare una birra. Qui stiamo decidendo del vostro futuro, è una gara importante, ci dobbiamo dedicare alla macchina, al motore. Tony, ma chi guida? Lui. Io? Sì. Ma come lui? Ma Tony, ma te rendi conto? Ma che c'è in ballo la nostra vita? E tu fai guidare una così? Qui comando io. Poi la macchina è mia e saprò riconoscere, dopo tanti anni, un vero pilota. Furio, ma cos'è che fuori strada, no? Furio, non dire fuori strada, fallo bene, mica è facile con quei capelli. Furio, non dire fuori strada. Ancora? Ti ho detto che si cambia marcia con R2 e si frena con l'analogico. R2 analogico, lo so, ma non è facile. Qui la strada è tortuosa, eh. Ma stai più attento! R2! Come vai, ragazzi? Non va male, ragazzi. Ragazzi. Ma mezza cosa. Non è mai possibile. Non ti concentri. Non capisci la responsabilità che andiamo incontro. Ti devi concentrare. Adoni, io faccio quello che posso. Fino a questo non so fare perché la strada è molto complicata. Yeah.
5 per 36. E lui sarebbe un duro pilota, eh? Sì, è bravo, bravo, ce l'ha nel sangue. Oh, ti sto facendo fare un po' di simulazione. Accelera, accelera! Gira, 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 gira! Zitto di impressione! Capito? Va bene, alza così, alzato con macchina! Frena, frena! Comandato l'allievo cucciolo! Da oggi si può considerare un filo davvero e può camminare con le gambe sue. Aspetta! Come mai? Alzati, che delle emozioni, capito? La prima volta! Ma l'allenamento che stai facendo qua è essenziale, perché questo è il circuito per la gara, capito? Amico mio, ce la puoi fare! Come lo senti, eh? Oh, devo essere onesto? Questa è la prima volta, sì, l'ho preso bene, mi sento... andiamo bene, chiaro, piano, poi già adesso, attento, vado a respirare, respira, Furio! Ragazzi, allora Flavia, come sta andando? Insomma, il terzo gol potevi farlo meglio. Tu non essere cattivo con me, eh? Non ci siamo, dovevi scalare prima. Adonì. Ma lei da retta che si non capisce niente. Io so scegliere i piloti di classe. Io ho sempre detto. Era una pip. Io mi danno, ragazzi, allenamento. Un chiesa di una preghiera. Come andata? Hanno sempre bocciato. No. Ti ricordo che tra un po' c'è una gara importante. Ecco. E poi visto che siamo andati al funerale dei nostri genitori, in questa occasione sarà giusto e doveroso accendere una candela. Ah, giusto e doveroso? Ai nostri genitori? Se stiamo qua a casa dei nostri genitori, dei tuoi padri e dei miei padri, accendere una candela. Ho capito, ma la vita non si può mai sapere. Metti caso che un giorno diventi genitori, che ne puoi sapere? Ah, sicuramente sarò meglio da mio padre. Comunque più presente. Questo ti può giurare. Io comunque per coscienza. La candela gli accendo a tutti e due. Permetti, era mio padre. Che è stato? Forse esagerato? Andiamo. Ti è facile, sua altezza, c'è. Eccoli qua, eh. Omastino. Sono venuto a darvi il mio in bocca al lupo. Anche lei è appassionato di gare, eh?
ma soprattutto ai 100.000. Sei scordato la miotta. E che pensai? Che era venuto per fare il certifico? Mi aspetto qua vincitori, eh? Altrimenti... Amen. Amen. Namo a... Pensando manco parcheggiare, pensa come stanno guidando. E che carrozzeria. Guarda che spettacolo. Sarà che a me il rosso mi è sempre piaciuto. Sì, eh? Sì. Allora, come si dice, signorine, che vinca il migliore. È un grande in bocca al lupo. Ma lei, vede, mi pare di nonno, mi pare. Bella ed educata. Ma hai visto sti duca da farci? Andiamo a fare sta bella passeggiatina di salute, così mi rifaccio pure il trucco, va? Delicatissimo. Signori, per favore, un momento di attenzione. Tra poco si inizia. La gara è su tre giri. Chi vince, prende i soldi. Chi perde, paga. Il segnale di partenza lo dà Gemi quando fa cadere Fuller a terra. E le regole? Le regole. E che non ci sono regole. Va bene? Signori, si inizia la gara, forza! Mi potrebbe ammazzare, che io non ce la faccio più questa cosa. Oh, così non basta, andiamo tutti a letto presto, dai. Ah, io sono matto. Io sono matto. Siamo matto, sì. Ma tu quella l'hai vista? La 30 di quella l'hai vista? La macchina di quella l'hai vista? Noi teniamo una cosa che loro non c'hanno. Qual è sta cosa? Non possiamo perdere. Ecco, bravo Torino, dillo questo. Questa è la formula magica, non potremo perdere. È fornuto. Io già ho consegnato i documenti per la cessione dell'officina. Loro già hanno buttato i 150.000 euro in una borsa. Ma giù, tanto pazzo, che si fanno mazzo tanto, fatemi bene. Andiamo, dai, andiamo. Yeah.
tirato, tira! Che no! Lasci di nuovo! Che circuito comprende tre giri, eh? Tre attaccati? No, no, devo pure fermare la tua griglia, fa un corso d'acqua, attento, attento! Hanno avuto solo fortuna all'inizio, avremmo vinto lo stesso. Solo fortuna? Eh sì. Bravo, brave, brave, ti dichiaro ancora una volta vincitrice. Io non mi sono mosso da qua, manco un attimo. Quindi i soldi dove sono? Questa è la pompetta C. Maledetta pompetta C. Sci tua. Oh, ma proprio davanti al bassino deve passare. Oh, vai, spi. Ma dove vanno quelli? Questi non dovevano essere morti. Dai, muovono. Almeno vanno più veloci ai morti che ai vivi, ho visto. Oggi si muore. E calla, c'è stata appena incontro, mi ci ammazzano. Non voglio morire, sei giovine. Oh, ma che si mette all'anno con noi? Ma se non ce l'ha con noi? Oh, ma quello è tuo padre e mio padre. E noi che pensavamo che erano morti. E se vede che sono risorti? Ah, tipo Lazzaro, alzati e cammina. No, alzati e rapina. E che alzo te ridi? Nella vita c'è chi vince e c'è chi perde. Noi non potevamo perdere. Vi ricordate i genitori di Fausto e Furio? Non sono mai morti, ma voi lo sapevate. Anzi, mi hanno affidato a me i loro ragazzi. I ragazzi di Fausto e Furio, eh sì. Però adesso non so dove stanno. Ma quelli ritorneranno, non vi preoccupate, perché noi siamo una squadra forte. E la squadra che vince non si cambia. Ah,
Vi volevo dire un'altra cosa importantissima. Nella vita non mi create mai problemi, perché la prima cosa non è il denaro, ma è la salute! Salute, Jasmine! Abbiamo rapito tua zia, ti devi dare 100.000 euro in spicci tagliati. No, piccolo taglio. Piccolo taglio, ecco. Anche l'assegno. No, non segnati. Non segnati. Capito. Capito? Se no. Se no, noi gemenamo. No, che gemenam pure, ma avamo? Avamo pezzi. Ma no, due. No, due. Cioè, sei divertito! Ce la faccio, fermo un attimo. No, non ce la faccio.